come viceversa all'epoca della Coppa Italia, che c'era la Ola, c'erano le prime Ola e lo stadio era tutto pieno, ma qui parlo non più del Barlamin, della Riviera delle Palme. Magari non sono ricordi confusi, attenzione, ma sono situazioni che si accavallano. Allora, con la Juventus c'erano tutte queste scale, noi giocatori ci si guardava intorno per vedere tutto nero, no? Che in quel periodo si vestiva ancora di grigio e di nero, no? E invece il periodo delle... Dopo ti faccio vedere una foto, dopo se qualcuno la prende di là, una foto di come si assisteva prima le partite della San Marino. Imparerò qualcosa, fa piacere. Ma al di là di quello, continuo con il ricordo che ho della finale di Coppa, tanto per dire un aneddoto, dove quando partiva la Ola, magari si inceppava un po' nel settore tribuna, però dopo nel secondo giro anche il settore tribuna si alzava e i giocatori in campo, ricordo Minuti in particolar modo e Manari, che tutti e due, mentre le vicende di gioco erano in atto, si fermavano a guardare la Ola. E quindi il loro sguardo andava non in riferimento alle vicende di campo, ma in riferimento alla Ola del pubblico, no? Quindi sono cambiate molte cose, no? La prima è chiaramente lo spirito campanilistico della San Benedettesità, è encomiabile, eccezionale, non torneranno più quei tempi, anche perché in quel periodo la San Benedettese era la reginetta dell'Adriatico, cosa che più nessuno dice, chiaramente, perché adesso c'è Ascoli, c'è Ancona, c'è Rimini, c'è Foggia, ma in quel periodo non c'erano queste squadre, c'era Bari. La Bari e Venezia se ecco, sono San Benedetto. Bravo, ecco, stavo dicendo io, no? Che in quel periodo c'eravamo noi in mezzo e poi c'era Venezia, vabbè, c'era Bari, c'era Taranto, non lo so, c'erano quelle squadre lì, Messina, Palermo, c'erano quelle squadre lì, ma lungo l'Adriatico eravamo solo noi, quindi l'Ascoli non c'era proprio. Avrà fatto la quarta serie, adesso non ricordo bene. No, nemmeno faceva. Vabbè, voi lo dite per motivazioni polemiche. La realtà di quei tempi. Dopo però devo dire che ci ha superato, insomma, sì, sì. Però vedete che ho buona memoria, Certo. Penso di avere buona memoria perché ho degli aneddoti in quegli anni veramente da strappalacrime. Che eravamo tutt'uno, non solo con i pescaresi, ma con il pubblico e con la città, perché ricordo che c'era il Chicco d'Oro e l'altro bar, aiutatemi, quello d'angolo. Astrazieli era il Chicco d'Oro. Sì, Floria e anche Astrazieli. Astrazieli era il Chicco d'Oro. Sì, e c'erano questi due bar dove sembrava fosse Coverciano, dove in conformità al risultato eravamo più o meno graditi, quindi... ricordo, non lo so, Eliani che ci portava lì per dire dai, affrontiamo anche i malumori, perché in certi momenti chiaramente ci sono anche malumori a livelli di piazza e quindi ci faceva superare il momento critico per poi magari essere più sereni alla domenica. Adesso vedo che salutiamo il presidente Sergio Spina. Tutto lo Stato Maggiore qui, io penso che sia una chicca per voi avere tutto lo Stato Maggiore. Io mi aggancerei, Giorgio, tu stavi parlando degli anni 90 e però inizialmente hai detto una società così mai vista, no? Un po' l'opposto di quello che era la società degli anni 90, quando eri tu la San Benedettese. Ah no, beh, io devo parlare in codice. No. Vabbè, quello è stato il periodo peggiore, tanto è vero che poi siamo arrivati all'esclusione a tutti i campionati. No, vabbè, tu non ne vuoi parlare. No, non è che non ne voglio parlare, è che la traccia era quella giusta e non l'hanno voluta perseguire, al di là delle vicende personali, che chi più chi meno deve aver pagato dazio, ma... La traccia che dovevano seguire in quel periodo era quella. Qui c'è tanto bene il direttore generale che può aggiungere qualcosa, però a questo punto io starei zitto, perché avere tutto lo Stato Maggiore, avere il presidente qui, perché devo parlare io? Sì, questi erano troppo giovani a quei tempi, comunque. Nel 90 questi erano giovanotti. No, invece. Per telefono il presidente mi aveva detto che era un tifoso nostro periodo. Quindi... Da sempre, però nel 90 non so se tu avere la Samba. Quindi ti ricordi, insomma, ti ricordi di quei periodi? Ricordo tutto l'epoca venturana. Allora, io ti ricordo che Giorgio ha detto che ha trovato una società
forse la migliore da quando lui fa l'allenatore. Ha trovato delle persone, principalmente delle persone che ha incontrato, delle persone squisite, delle persone che potrebbero fare molto per la San Bettese Calcio. Queste sono parole di Giorgio Romignani di poco fa. E già che è arrivato il presidente, vi faccio una domanda qua che è arrivata da parte dei lettori. Presidente, mi rendo conto che stiamo parlando di un'ipotesi che non deve verificarsi e non si verificherà grazie al fatto che stiamo assistendo all'ennesimo esodo del popolo rossoblù a sostegno della squadra. Giocheremo infatti nuovamente in casa, ma qualcuno ha sostenuto che in caso di retrocessione lei vorrebbe lasciare l'impresa ad un gruppo di romani, che in quel caso lei vorrebbe tirarsi indietro. No, questa è forse la domanda più che a me parla per prima, perché dopo c'è qualcosa di vero, cosa pensa dell'ipotesi C2? Se vorrà C2, come ho già detto diverse volte, noi abbiamo le idee ben chiare anche per noi. Abbiamo chiesto al mister tutto C1 e C2 di rimanere con noi. C1, fresco io un C2 da perdente, non voglio rimanere, ma noi faremo il tutto per cercare di farlo con noi, perché noi abbiamo trovato, tra virgolette, oltre che un tecnico preparato, anche un padre. Siamo un giro giovani, una persona che ci consiglia in tutto e per tutto per il bene della San Benedettese. Per cui noi abbiamo bisogno di persone con tanta esperienza, anche perché io ricordo la prima parola che disse il mister quando accettò di venire qui da noi, disse: comunque vada, gli occhi miei dobbiamo rimanere, perché voi avete bisogno già nel numero. Sbaglio? No, è che mi fate diventare rosso. C'è ancora qualche vena di emotività, ma lo dico, ma quindi, lo sento che sto cambiando di colore. Però facciamo sta partita, dai. Lo dico proprio con il cuore, queste cose qua. Per quanto riguarda il discorso ci dovrebbe abbandonare il gruppo di Roma, no, questo non. Il gruppo di Roma noi conosciamo, sono persone squisite, abbiamo parlato, volevano dare una mano alla San Bettese. Vorrebbe tirarsi indietro, mi pare una parola che non va per te, perché quando visto preso, l'amore che ci hai avuto per la San Bettese. Al di là di quello, quando abbiamo preso questo con gli amici, Giulio, Pierluigi, così, questa avventura, preso questa avventura, sapevamo benissimo che noi in quel momento eravamo in C2. Quindi riuscire a rimanere, già arrivare a pre-auto è stato un successo. Rimanere in C1... sempre più che un successo, ma soprattutto una soddisfazione enorme, perché io oggi ho parlato un attimo a qualcuno della squadra pure e gli ho detto: noi 7 anni fa andammo a Parma a vincere il campionato, a prenderci la C1. Noi adesso andiamo domenica non a giocarci pre-out, noi andiamo a vincere il campionato, perché noi ci rivinciamo l'altra volta la C1, perché eravamo in C2 già. Questo deve essere chiaro, questo è quello che ha detto la squadra e questo è quello che dico ai tifosi, che li ringrazio anticipatamente per l'apporto che ci daranno già domenica. Noi andiamo a vincere il campionato domenica, non andiamo a salvarci. Quindi figuriamoci come la penso io, insomma. Certo, è una partita che vale un campionato. Vale una stagione, vale vincere un campionato, siamo in C2, no? Adesso andiamo a vincere il campionato e andiamo in C1. Questo.